Mi trovo a Campolongo Maggiore in uno spazio unico in Italia, si chiama Tiger Experience, qua ci sono 40 felini. Noi siamo fondamentalmente due addestratori che hanno dato vita a un'associazione che si occupa di far capire alle persone come vivono gli animali in cattività. Ma tu c'è un cane nella gabbia delle tigri? Stiamo già svelando i segreti? Lui si chiama Viper ed è un leopardo che appunto ha fatto il video di Celentano, ha fatto la fiction Gomorra, ha fatto la pubblicità della Braille. Teniamo conto che questi sono animali che normalmente in natura vivono 12-13 anni al massimo e lui ne ha già 20 di anni, è un attore che si è ritirato. Non ritenete che questi animali dovrebbero vivere nel loro habitat naturale? E allora, io ritengo che una tigre presa sicuramente dalla giungla debba assolutamente appartenga alla giungla, ma noi stiamo parlando di animali che hanno 2000 anni di cattività alle spalle. Solo gli animali che vedete alle mie spalle sono una mia quarta generazione e io la mia prima tigre non l'ho presa sicuramente da un indiano, ma l'ho presa da un mio carissimo amico che aveva altre 40 generazioni di cattività alle spalle. Cioè gli animali di adesso sono animali che si sono abituati a questo clima, a questo territorio. Ma se tu vai dalle mie tigre gli dici India, loro ti dicono: cos'è? Il progetto del parco è nato tanti anni fa, poiché lavorando con loro, diciamo, avevo il bisogno di dare ad alcuni degli animali di cui mi sono preso cura in passato un posto dove poter avere la loro vecchiaia serenamente. Noi non vogliamo essere il surrogato di uno zoo o qualcosa simile. Noi siamo completamente diversi. Oggi il maggior numero di possibilità di confronto e di tematiche vengono affrontate sotto diversi punti di vista. Sembra che quella degli animali invece debba essere vista solo da un punto di vista, che è quello dello zoo, che per quanto è indispensabile per poter conservare questi animali, ci sono anche altre possibilità. Tu hai visto prima, no? Un cane che per esempio stava con le tigri. Questo implica che due esseri diversi hanno trovato una base comune con la quale possono convivere tranquillamente. È un esempio grandissimo e fortissimo di come si possano eliminare le diversità attraverso una profonda conoscenza. Questo tema della relazione che c'è in tutto il parco e c'è in tutti gli animali, a nostro avviso, è uno sprone ad avvicinarsi alla diversità in maniera sempre più costruttiva e non in maniera ostruttiva. Alle mie spalle c'è Big, io sono al Tiger Experience. Buongiorno Mattino.